Eccola. Vai. Buonasera Buonasera a tutti. Buonasera Gabri. Tutto buonasera Giamello, com'è? Tutto bene? bene, Come sei tutto stato bene, questi giorni? tutto bene. Ma guarda, mi sono ritirato a casa, sono voluto rimanere un po' in casa, tutti questi uscivo troppo, no? Allora ho detto stiamo un po' in casa, facciamo un po' di cose, imbianchiamo, Bravo, e cuciniamo, l'ho fatto oggi di mangiamo. biancare. Ho biancato camera da letto, quindi stasera dormirò nella sala da pranzo. Su il Ma intanto gonfiabile della Decathlon. Sì. c'è la casa grande, ho capito, però insomma, dormi in camera e dormi in sala a pranzo, c'è la sua differenza col gatto, il cane che ti si buttano addosso la notte, cambia ma hai effettivamente montato un qualcosa. gonfiabile in sala da pranzo? Sì, c'ho quello che uso della Decathlon quando vado in campeggio, quindi ho gonfiato quello. Ora non l'ho gonfiato, lo gonfierò dopo, ancora non me la Io ho detto, sento, ho Natascia, stasera paura. ti porti in campeggio, eh? Stasera Già che facciamo il campeggio. c'eri, È anni che non lo potevi facevamo. ma potevi andare in giardino, una bella tenda e via. Poteva essere anche un'idea, ma un po' umido la sera. Inizio ad avere una certa io, 38 anni, ragazzi. Inizio a sentire un po' Ma sei d'acciacchi giovane, anche sei te. giovane. Stasera sponsor Smith Optics e ci siamo. Ma come mai abbiamo questa musica qui? Stasera abbiamo questa musica qui perché ci voleva qualcosa un po' più di duro, un po' più di grezzo. Perché stasera presentiamo, come avevi visto dalla locandina, lo sport estremo. Ma che in pochi lo farebbero effettivamente, bisogna essere un po' fuori di testa. Io l'ho provato qualche volta e ho battuto dei belli schianti. Però lui ci riesce bene, ha fatto campionato del mondo, Coppa del Mondo, campionato italiano e abbiamo con noi Marcus Aldinucci, italo-americano. Marcus, buonasera. Eccolo! Buonasera Marcus! Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. E quindi Marcus Aldinucci, professione longboard. Longboarder. Giusto? Mi arriva un po' in differita, Marcus. Sì. Ora ci sta. Eccomi. C'è qualche problema. Qualche problema con Ora nessuno. mi sento più o meno. Ora ci senti, ci siamo. Benissimo. Allora, Marcus, com'è questi giorni? Allora, arriva il piccione viaggiatore a Marcus e Guarda, perso nel vuoto, mi vedi che sta succedendo? Marcus, ci senti? Ora sì, ora sì. A tutta scatti. Senti molto a scatti. No, Oh, a tutta scatti, ma che cos'è? te ti si sente abbastanza bene, però senti a A scatti, scatti. giusto? Ora ci senti a noi? Ci senti? Allora, oh, siamo nello stesso paese. Ora sì, ma non mi vedo. Ora non ci vedi? Spedisci un paio d'occhiali, Gabri. È nello stesso, a 50 metri. Sei con il cellulare, Marcus? Sei connesso al cellulare? Ci sta pensando, ecco. Nel dubbio, non sapeva se dire sì o no, allora nel dubbio è andato giù. Sparito? Bene. Stasera abbiamo ospite con sorpresa. Ma è bello la connessione si dovrebbe avere perché si sta a due case di differenza. Ma da lui sembra giorno, però. Sì, lui per quanto ha qualche ultravioletto più in casa rispetto a noi. No, perché ho visto che nella stanza, cioè nella porta di camera sua, dava sul fuori e sembrava giorno davvero. Sì, ma perché lui infatti era vicino alla finestra. Io sono lontano dalla finestra, allora è buio qui da me. Ma perché ricordiamo, lui è americano, no? È Lui italo-americano. è italo-americano, praticamente Marcus per gli amici al cognome Dinucci. Oh, ci sta salutando anche Lars. Hello, beautiful boys.
Lars, infatti, ecco ha messo un piace oggi. Grande Lars! Anche Riccardo dice: ma ha il mio stesso cognome, Aldinucci. Sì, appunto. Diciamo che non sono parenti, Solo lo zio, quindi. È solamente lo zio, quindi possiamo. Grande Lars! Grande Lars! Lars Bazuma Eiwer. Numero uno. Numero uno, ciao ciao, vedi, ciao ciao. Lars, mi sto facendo allungare i capelli come tuoi. Campo, Valle e l'Erbaresi. Ma Marcus è fino a fatto, sparito? Marcus è sparito, però scusa, mandali un messaggino di venire direttamente a casa tua. Sì, praticamente si può fare diretta a due qui, al momento. Fate la diretta. Quello... Bello della diretta, vedi, che anche le connessioni sono top. Vanno e vengono. Sì, infatti, questo è bello della diretta. Allora, bene, abbiamo bello della diretta, fammi vedere. Diretta. Salutiamo i nostri amici Bazuma. Salutiamo gli amici Lars, Stefan di Bazuma. Là, a vedere se questo si ribecca. Intanto cosa facciamo in Italia? Intanto allora, ragazzi, se volete, chi vota per far andare Marcus a casa di Gabriele, cioè, entrare in chat, entrare in videochiamata. Se no mi tocca mettere la musa dei Ghostbusters, almeno, cioè, fate vai e vieni. Yeah, qui sto costando su Facebook, quindi trattieni il pubblico un attimo, io vorrei recuperarlo un attimo. Ma Marcus Aldinucci sta arrivando, tra di noi, è un grande, scoprirete per bene cosa fa, chi chiede di lui vuol dire già lo conosce. Salutiamo anche Marco Mazza, ciao Marchino, che è stato ospite con noi mercoledì. Allora, esco un attimo. Vai, ci penso io. Buonasera a tutti ragazzi. Ora, cosa vuol dire? Parlare e dire sempre, non so se devo salutare gli altri tutti. Ringrazio l'altro per avermi lasciato da solo, è molto l'ottimo appunto in cui mi sono avvicinato molti più anni fa, all'epoca per pensare delle foto e tutto per i suoi occhiali. Aldinucci è tornato con noi, però è sparito Gabriele. È incredibile. Buonasera, ora vi vedo abbastanza bene e vi sento bene. Stavano chiedendo di te e... Eccoci qua, siamo ritornati. Ci risiamo. Vabbè. Che io non ho detto tutto quello che ho detto finora. Ci siamo un pochino di più, ma intanto facciamo una cosa, mentre ci sistemiamo, facciamo vedere di cosa si tratta lo sport di Marcus. Mettiamo un video, dai. Facciamo, non senti? Gabri, non sento. Abbiamo un pochino di problemi. Non mi senti? Allora, questa è la pagina innanzitutto di Marcus Aldinucci e possiamo...
possiamo vedere già uno dei primi video, il primo video, guarderei. Che dici, Marco? Vai, partiamo Marco. Subito e vediamo. Ho rinominato Marco. Mi senti ora, Marcus? No, ma che... Ve lo presentiamo così subito. Eccoci, no, ma andiamo a vedere andiamo a vedere anche altri video, no, in cui non solo quelli della fine, non solo anche quelli d'inizio. Guardiamo come tutto è iniziato. Era piccino, era piccolino, era buio, nebbia, bagnato, stavano facendo 90 all'ora. Vedi? Primo andato e uno. Gli altri si vedono fatto una brutta fine, allora non li ha voluti inquadrare, non li ha voluti inserire. No, gli altri esplosi. Com'è nata la passione per lo sport, Marcus? Beh, è nata più o meno 10 anni fa, che sono andato a vedere un evento di carretti normali, quelli classici a cuscinetti, e da lì, diciamo, ho visto anche questi pazzi che si buttavano con lo skate giù per la discesa insieme ai carretti, e da lì mi è preso questo schiribizzo e ho iniziato ad approcciarmi a downhill skateboard. Quindi a buttarti anche te? Sì, esattamente, sì. Quindi è stato abbastanza progressivo, prima dalla discesa sotto casa, falso piano, e poi piano piano sempre più, in strade sempre più hard e pendenti. Quindi... A capofitto! Come possiamo vedere? Come vediamo, vedi? Pendenti, questa è gente che fa più di 100 all'ora, scendendo così, vedo, quindi una cosa abbastanza... tranquilla, diciamo, uno sport dello scorso estate, uno sport alla portata di tutti. Questo è un video, questa è Volpaia Race. Sì, questa è una gara che facciamo a Radanchianti, che organizziamo noi e io e il team Menzana, soprattutto il team Menzana, Riccardo Aldinucci, che è già stato presente con voi qualche sera fa, organizziamo questo evento a Volpaia. Già presente. Un po' di foto mentre si sta per sdraiare in terra, no? Un po' di foto sdraiato. Un po' di foto sdraiato. Poi, no? Lì era un po' di foto da sdraiato. Comunque non riesco non riesco a sentire Gabriele, io immagino. No, infatti, tanto non dice niente di importante, ha detto non ti vede. Aspetta, esco e rientro. Aspetta. E quindi siamo insieme alla Crew di Firenze. Scusa, siete? Qui sono con la Crew di Firenze, dei ragazzi di Firenze. Bernardo, Fajito e Michele. Sì. Diciamo, ci alleniamo sempre insieme. E dove vai per allenarti? Appunto. Per allenarmi. Ora mi senti? Oh, ma hai rimbalzato, Vedi o no? Ora mi senti. Finalmente, mi sentivo solo. Allora, qui, ma per allenarsi è un bel problema. Cioè, si va in strade meno trafficate possibili, con meno guardrail possibili, però anche allo stesso tempo estreme, quindi sempre con walkie talkie, radioline, sempre super in sicurezza, diciamo chiuse, dai, diciamo chiuse. Meglio chiuse.
chiuse suona meglio, forse sì, è decisamente meglio. Quindi, allora, campionato mondiale, giusto? Tappe di Kozakov, quest'anno ha fatto Romania, Kozakov, Romania e Verdicchio ha fatto in Italia. E Verdicchio, è vero, race, grandissimo su quello. E quindi, bella storia, diciamo, risultati abbiamo. Campionato del mondo, primo in classifica. No, i risultati, beh, campione italiano l'anno scorso, vice campione italiano due anni anno fa. Anno prima. E l'europeo settimo l'anno scorso, nell'europeo. Ma lì si sale di livello, lì è dura la battaglia, diciamo. Quindi... Però risultati che fanno salire gli sponsor, dai, perché questo gli passano l'impossibile, tavole, osi, tutta, questo lo spende, niente. Questo veramente va a giro tranquillo, tutto pagato, capito? Oh, bella vita. La federazione ci supporta, ci paga qualche viaggio alla federazione, qualche trasferimento. Però dai, che gli sponsor, averci la tavola, le ruote, averci tutte queste cose... avendo praticando ogni tanto anch'io da queste parti, ormai è molto, la mia non è amatoriale, è una volta ogni tanto veramente. So i costi che si affrontano, diciamo, e ormai sono fuori a gioia, fine. Soprattutto sì, nelle ruote, che le ruote per essere competitivi dovremmo cambiarle, diciamo, una ogni cioè un set a discesa, e quindi partono una sessantina di euro. Quindi diciamo, per essere competitivi è uno sport costoso, come del resto tutti gli altri sport a livello agonistico. Quindi c'è spese. Ha i suoi costi alla fine come tipologia di sport. Ma e vediamo qualche altro video. Pista con le moto, mandare a go-kart, diciamo, pista con le moto è molto meno economico, non ti preoccupare. Quello sì. Però insomma, stagione che ti parte 2000 euro di ruote, anche noi è così, solo di ruote. 2000 euro di ruote? Per essere al massimo sì, cioè se vuoi veramente vincere e essere competitivo... Le havi un po' euro. Di gare, vai! Vai! Yeah! Qua siamo, che è uno spot segreto, diciamo, quindi... Questo è il spot! Però io vicino a casa nostra, Maggio. Vicino. Ma io l'ho ben riconosciuto, Yeah. E infatti c'è scritto, questo mi sa te lo insegna io, però. No, mi ricordo. Sembra ci andavo io a farlo. Questo è un po' hardcore, sì. Bisogna andarci in orari specifici in questo. Orari specifici? C'è proprio... Ma perché ti fanno il biglietto per entrare? No, perché insomma è una strada un po' così, ecco, trafilata, diciamo. Un po' dissestata. Mettiamo, più che le foto, mettiamo qualche altro video qua. Sparito già. Eccomi. Cioè, sono un po' di problemi di connessione. Un po' di problemi, ma stasera un po' per tutti, mi sa. Un po' rallentata questa connessione. Oh, siete tutti connessi, disconnettetevi da casa, quindi facciamo veloci. Che farà? Che farà? Forse ora la riconosci la strada, Maggio. Questa la riconosci, forse. Ah, questa sì, l'ho bella riconosciuta. Bella, capito la zona. Fabio, te lo faresti? Certo. Io volo in terra già nella prima discesa col dritto, senza curve, volo già in terra. Ha visto come mette la tavola di traverso? Ma magari un attimo si rivede tutto insieme, sì. Tra pochi secondi. Ma io cascherei subito, già il primo drittone in discesa casco, poi se provo a mettere la tavola di traverso è la volta buona che... bisogna andare step by step. Vi saluto. Un passo alla volta, C-
cioè no, il primo video che abbiamo fatto vedere è la fine che farò io dopo la prima prova. A dritto? A dritto. È già complicato arrivare fino a quella curva, te lo posso accertare. Sì? Che a volte la tavola inizia a ballare, te lo dico. La prima gara che feci io, forse la prima curva la feci e cascai nel drittone dopo. Che mi ballò, dove sarà a caso, mi sembra. Era pochissimo e ci andavo, iniziò la tavola a fare... Boom, e terra, e subito... Quella fu la prima effettivamente. Casa era tosta, eh? Subito. Sì, poi c'era un asfaltino, era bestiale. Proprio la sconnessione è completamente sconnesso dall'inizio alla fine. Sì. Ma anche perché usi scarpe normali, non è che hai scarpe no, cioè, per una maggiore Sono scarpe da skateboard, però con suole, diciamo, che fanno grip sulla tavola, che creano aderenza con la tavola. Sono solate con tipo gomma da moto, gomma intagliata da moto. Era messo, sì. Oppure c'è proprio quelle fatte, le solette già apposta. Il fatto che per frenare ti butti in terra con la mano, come fai? È come lo snowboard, cioè noi abbiamo dei packs, si chiamano, che sono delle saponette che si mettono sui palmi col velcro, che praticamente diciamo, mettendo a terra ti consentono di fare perno sulla mano e di buttare la tavola di traverso. Poi c'è chi riesce anche a slidare senza mettere le mani per terra, e quelli si chiamano stand up invece che slide o drift. Però diciamo in gara usiamo esclusivamente come tecnica la mano per terra, mano a terra e in traversata della tavola. E sono fatti in teflon questi packs, e teflon è uno dei materiali che si consuma meno di tutti, meno all'abrasione, e in più scivola di brutto, e quindi non ti rallenta e non si ingrippa con l'asfalto, diciamo, non ti rimane la spalla lì. Ora si è caricato il video, facciamolo vedere un attimo, eccolo qua. Là. Andiamo a chiudere. Cioè, io qui sarei già col culo in terra. Lo vedi che slidava o no? Tac. E qua poi siamo sugli 80 km/h, in questo ultimo pezzo qui, dove è un drittone che se gli dai fino alla fine arrivi anche a 100, forse 100 km/h. Però non si ferma prima, perché poi si arriva al paese, vedi? Di cui non dirò il nome, però... Se no arrivi dritto in paese, quindi ma non a 100 no, ti metti a slide così, no, è normale la cosa, no Fabio? No, infatti, cioè, che deve fare uno a quella velocità? Come? In centro? Come? In centro. Che deve fare uno quando è in centro? In centro. Non ho capito, scusami tanto. No, niente. Ho perso un attimo a scatti. No, io avevo capito perché Gabri ha detto, no? Cosa deve fare uno, non ho capito se è a quella velocità in centro o a quella velocità a 100. A 100. Una ho bella capito. Slidata, cioè lui fa 90 o sì, e ci si pianta proprio di laterale o la tavola. Via, cioè, praticamente col fatto che te stavi dicendo se arrivava in centro. Arrivavi in centro a 100, quindi mi ero... Arrivi in centro, perché arrivi a 100 di un paese, quindi arrivi... A 100 in centro! Quindi, proprio... Di netto, entra! Non dire, se non fai, cosa... direttamente volando. Yeah. Sì, entri in retto. Oh, Fabio, intanto si è collegato Favaretto, salutiamolo. Ciao Favaretto! Ciao Favaretto! Ciao Fabio! Grazie, salutate tutti Favaretto. Quindi salutiamo tanto Favaretto e ci fa sorridere grande, quindi
Bene, qui deve essere in live con noi. Non vuole venire in live con noi, ci si è provato ormai, ma non c'è verso, è live. Ai, ai, ai. Favorito, finalmente persone serie ha scritto, perfetto. Serissimo. Ci piace. Quindi, tappe che c'erano in vista ora a questo periodo, Marcus, prima della pandemia. Quest'anno erano in vista Spagna, Benefic, che era tappa dell'Europeo, poi c'era Volpaia, che era tappa europeo, qualifica del mondiale e italiano. Che quella c'era anch'io. Esattamente. Pasu Vulcan in Romania, Coppa del Mondo, e Kosovo, come sempre tutti gli anni a Praga, vicino a Praga, Coppa del Mondo. Quindi è saltato un bel po' di robina. Quindi quest'anno è un anno sabbatico, diciamo. Alla fine. Speriamo qualcosa venga rinviato a settembre, però la vedo dura. Diventa tosta, anche perché a settembre purtroppo anche il meteo cambia, secondo me. Magari forse il mese di settembre, ma già ottobre. Si fa come l'anno scorso, ci va bene, si fa come l'anno scorso. Però diventa tosta. È un po' un'incognita. Quello diventa abbastanza difficile. Comunque, appena poi ci possiamo sbloccare, anche se non hai gare, faremo provare la tavola a Giamello, quindi... Yes. Praticamente daremo indicazioni e lo faremo scendere giù per la strada, perché io bene o male anche piano forse la discesa riesco a farla piano piano, forse facciamo pezzo alla volta. Volentieri, però tanto prima fa saluti a tutti, fa in dieta. Ti scafandriamo per bene, dai Fabio, smetti il casco integrale, chiuso per bene. Tipo Omino Michelin con tutta la gomma piuma intorno, su quello. Quindi, io vabbè, davvero sullo Street Luge, sì, l'ultima volta Volpaia sono montato, ma longboard veramente io penso che non ci monte, fa una discesa tutera, e da quella volta che era quel freddo esagerato, Marcus, dove sera verso che era quello lì organizzato, quel posto è stato tutti gli anni, Rogno, a cosa del genere, sì, che mi ricorderà almeno 4 la mattina, ghiaccio per terra, ho detto vabbè, io scendo in piedi, ho la tavola in piedi, la gestisco meglio. Tra cui ti ho mandato anche una foto, Fabio. Sì, che dovevo venire anche io, però era troppo freddo e tutto, sì. Per farti una foto. Guarda, metti quella foto che ti ho mandato dove scendo la tavola. Aspetta, ve l'abbiamo mandato ora su Facebook, che tra l'altro la mattina vi ricordo proprio era freddo esagerato, cosa si fa, lui nelle risalite era in maniche corte, era meno 4, sì. Ah no, era Orbiciano, no. Bravo, sì. Orbiciano che era una gara in fine gara, e poi alla fine erano discese libere di fine stagione, mi ricordo si faceva proprio questa cosa che era veramente effettivamente questa una delle poche volte avevo sempre la tuta vecchissima che scendevo, era ghiacciato per terra, mi ricordo batte certi schianti, però riuscì a portarla in fondo, effettivamente un po' male. Con la Evo è stata droppata, c'ho sempre vecchia Evo con le ruote orang tang più figa del mondo, rimane la tavola più storica, l'emblema proprio. Bella, perché è tutta sbassata a quel modo. E poi avevo mandato una foto di una volta e mi sembra se era insieme a allenarci anche quello sport segreto di una frana, se ricordi, che la domenica te cascasti a 70, 80 all'ora. Arrivate tranquillo in footbreak. Te ricordi? Footbreak, diretto. Però riuscì a scendere sotto il minuto. Speriamo. È vero. Ma quell'altra. Quell'altra, ecco, questa qui per essere insieme a allenarci, infatti scendevo con la cosa, sempre la Evo, sempre ero tenuta a Borghese. Foot break, ci sa dei video che fai foot break? Dei video fa food, nel mio Instagram, in
basso entra su Instagram, scendi giù. Aspetta, allora riguardiamo un attimo Instagram e mi dici te dove sono. Finalmente, così spieghiamo se è il put break. Anche questa frenata non te l'aspetterai, Fabio. Molto vabbè, è ancora più estrema, forse, come frenata. Sì. Dimmi te dove è. Vai, scorri. Qua si parla di un'epoca fa, veramente. Ah sì, quindi là vo parecchio. Vediamo giù. Dove siamo? Appena carica. C'era la nebbia, era tutto bianco. Sì. se becchi la giornata di nebbia, si vede un po'. Questo ve lo sento. No, lo sentivo, ma non del tutto. Minchia, qui siamo proprio indietro nel tempo. Vediamo. Ma devo andare ancora più indietro? Aspetta. Facciamo creare questi lì, forse. Quelle era sotto. Piccino. Aveva 2 anni. Ancora più sotto? Ora si arriva veramente. Al 1900. Tra l'altro, qui c'era una foto dove si era insieme, guarda. Più di così, però non va. A cosa? Non ci sono apri, però. Apri, ti prego, arriva di qui. Ah, è vero, sì. Qual è? Eccolo, vai indietro. No, non questa. Indietro ancora. Questa. Vedi? Se a sedere così, ma lui sta frenando con il piede a terra, no? Vai a quella avanti. Eccola, vedi? Praticamente te vai a quelle velocità, metti la mano nella tavola, poi metti di qua, vedi, c'ha il piede giù e sta frenando. Lo faresti? Subito. Io l'unica frenata sono sempre riuscito a fare quella, l'unica sono riuscito a fare. Solo quella. Fa paura, è troppo bella. Te pensa, io credo l'unica discesa che ho fatto a velocità elevate è stata una pista nera da sci fatta con il cucchiaio sotto al sedere e però cosa succedeva? Sarà io e una ragazza, no? Allora praticamente lei aveva paura, però diciamo, si fa tranquilla e ci si teneva, diciamo, a braccetto, ognuno col suo cucchiaio. E tu quando vuoi, ti vuoi fermare, ti butti, ok? Però cosa succedeva? Cosa è successo in realtà? È successo che lei si è buttata dalla parte opposta di dove ero io, essendo che io peso più di lei non frenava perché ovviamente è rimasta attaccata a me. Quindi poi vabbè, poi diciamo l'ho lasciata e è riuscita a frenare, però quella lì è stata l'unica volta che sono andato velocissimo, però avevo già il culo a terra, diciamo, e non male. Ho fatto un pezzetto di pista nera da sci con il cucchiaio, è stato bellissimo. Ve lo consiglio. Però ecco, ora questa cosa mi manca, non l'ho ancora provata, e quando si può ci schianteremo insieme. Non è male, ma torniamo un attimo alle foto. Io tornerei alla foto di me e Gabri. Abbiamo, ecco, esci da questa, se sali un po' c'è una foto epica. Non va proprio alla striscia, sali su, ti dico. Vai. Che quella lì, quanto mi sono divertito in quell'evento lì, assurdo. Ecco, eccola, apri questa centrale. Sì. No, madre, questo è terra. Io sono quello sdraiato, ma io facevo lo street luce in questo caso. E passa, vedo. Era una strada, si era divertito, era un free ride, perché era Schianti, sì. Mi sembra questo. E qui Schianti, era... Te che lo passi, è giustamente. Sì. Schianti, sì, era questo. Bellissimo, bella, questa è spettacolare. Vai Giambello, continuiamo. Ecco, mettiamo questo video, dai, vediamo un attimino. Che video è il dopoguerra, Cioè mezza curva, te capi, tu non dici ogni cosa. Questo dietro che lo riprende il subabbo, quindi ti faccio aprire la famiglia. Io, babbo e lui. Io, babbo e lui, c'è tutto, vedi? Tutto. All in.
Quindi, totale proprio. Questa è una strada che anche Gabri conosce, è molto bella, è Secret Spot. Sì. Ma questa è vedi? Questa è favorita. Una curva molto simpatica alla fine, eh? Cavatante. Visto, però andava piano. Ah, qui andava piano. Sì, andava piano piano qui, ho visto. Abbastanza trastillo. Sì, sì. Era molto easy. Comunque stanno, vabbè, c'aveva una gara bella in Italia, ragazzi, era Teolo, ci hanno levato ogni cosa. Mai. Ragazzi, una bella organizzazione. Allora, questa pista l'ho fatta anch'io. Dal video sembra troppo un piano. È così. È così. Cioè, così, ma ti giuro. In piano, ho detto, ma se no, questa la posso fare anch'io. Invece no. No, cioè, il primo muro è... Se vuoi morire. È eh? Così. Ma è larga così. È larga così. Esatto, no. Larga così. Sì, sì. Così con guardrail, muri. Sembra in piano dal video, ma se la guardi alla realtà ti sembra il Catuna Mirabilandia uguale. C'è anche tubi dalle parti, cioè, proprio... ma infatti non sembra tanto, non sembra tanto ripresa, ma a vederla qui non no. Sembra ripresa, ma t'assicuro che guarda è tosta. Vedi come frena in questo momento, guarda, guarda come frena ora e poi riprende via, guarda e riparte, visto? Visto, frenata e rimessa in funzione subito. Tac. Bellissimo su quello, veramente. Tac. Poi vedi, abbiamo tutti altri video, altri comunque, dai, su quello. Questo periodo l'allenamento pressoché assente, diciamo, alla fine lo vedo girare a volte qui per la strada che si allena per mantenersi un pochino in forma, ma cioè, giusto a discesina qui davanti a casa. Qui c'è il casco di Darth Vader, eh? Possiamo vederlo? Ce l'ha in diretta, spiegali il casco, Marcus, perché anche il casco è tutto aerodinamica, capito? Vedi? Caschettino semplice, proprio. Sì. Sì, da stratosfera. Per fendere l'aria, diciamo. Vedi. Più aerodinamica. Copre le spalle qua. Qua si congiunge in piano con la schiena. Si congiunge. Poi serve per fendere l'aria e essere più fast, diciamo. Ah. Più semplice. Vabbè, tutta una questione aerodinamica. Cosa apposta per diciamo, questo sport. L'aerodinamica è il nostro motore. Se c'è quella, sì. È la fine. Cioè, se non sei aerodinamico, stai a casa, mi si dice. Addio proprio su quello. Quindi, ha visto, aerodinamica, abbiamo tutto, ha visto Fabio. Poi c'è tutta una spiegazione sui cuscinetti, cioè, nelle varie ruote, c'è tutto uno studio dietro. Se è atteso per qualcosa c'è lo zio da bere, gli passa ogni cosa e va giù, eh? Ah, vedo, su quello... Sì, diciamo, non puoi... È uno sport e non puoi scendere da ubriaco, perché te lo dico per certo, perché deve essere tutto molto calcolato, perché i classici sport estremi, no? Dove la gente pensa sempre, ah, chiudi la vena e vai, no. Sport estremo è tutto l'opposto, perché quando scendi... Devi sapere quello che fai, perché da lì a distruggersi i mezzi, ma quello tutto, bici, questo, street, tutto, qualsiasi tipo di sport fai, devi essere cosciente di quello che fai. E se quando chiudi la vena è quando ti fai male, vero Marcus? Esatto, no? Quello... Quando chiudi la vena è quando inizi a prendere confidenza, no? Quando passi dall'essere, da non cadere più, cioè da essere un principiante e fai lo step in più e inizi a prendere la confidenza è quando inizia a diventare pericoloso, cioè che ti fidi di te stesso, no? E allora inizi lì a chiudere la vena, a quel punto lì, capito? Perché prima c'è la paura che un po' ti fa non rischiare troppo e tutto, poi dopo
quando vedi che inizia a essere bravino e tutto, ti lasci andare un po' troppo e esplodi male, malissimo. E basta o niente per farsi male alla fine. Ma poi niente, per parte delle cadute sono a uno all'ora, cioè gli infortuni più frequenti veramente sono nelle curve più lente o addirittura anche in partenza, cioè quando ti spingi, magari metti il piede in un modo errato, perdi equilibrio, cadi, spalla, lussata magari. Boom. Quando te l'aspetti. Quando non te l'aspetti. Come quando meno te l'aspetti, ma arrivi lì e chiappi proprio... Rilassato. Non sei rilassato, tranquillo. Capi, hanno chiesto se hai riaperto. Hanno chiesto? Se hai riaperto. Io? Se hai riaperto. Certo, ho riaperto. Sì. Io non ho mai chiuso, la cosa bella è quella. Su quello... Andatelo a trovare il negozio, siamo Ottica CM, Vicenza Cittadini. 36A, zona Qualda, accanto alla Hop. Io è bello che sono stato tra i pochi ottici di Siena e non ha mai chiuso effettivamente, sono sempre stato aperto, quindi sempre al servizio dei clienti. Sempre. Gabriel è una persona aperta, ricordatevelo. Rischiamo il virus, ma la gente la lasciamo sempre vedere, alla fine. Quello... Come è giusto che sia. Giusto? Ragazzi. Bisogna essere così sul pezzo, se no è inutile essere per conto proprio. Alla fine. Salutiamo Michela. Giusto. Ciao Michela. La mia cognata. Ma vediamo qualche altro video, dai. Guardiamo un po', sì, facciamo vedere a casa un pochino c'hai, lo sport. C'hai in particolare... qua bisogna tornare se in su. Bisogna tornare in su un po', se no... Vai, dimmi te. Piano. Sono arrivati qua. Vai un po' più in giù. Andiamo. Ecco, questo qui, questo centrale. Questo è molto bello. Siamo io e Bernardo Iandelli, un ragazzo di Firenze. Che diciamo. Che salutiamo. Ciao Bernardo. Yeah. Che ci andiamo sempre. Grande. Quindi... E qui se quello davanti casca lo ammazzi, ti ammazzi anche te. No, basta passarlo. Come succede ora, povero Bernardo. E qui Bernardo la più bella, mi dispiace Berni. Ma qui la chiappata. E qui gli entra. Anche questa strada la conosce bene Gabri la conosce molto bene. Dicevi, scusa, che quando c'è anche il rumore il suo dicevo video, che Gabriele la conosce bene questa strada, l'abbiamo scoperta sì. Insieme quasi, quindi questa sì, effettivamente più basso forse c'è un altro video. Quindi visto basso... frenano a che distanza, visto o no? Proprio sì, appunto, no, dicevo, se uno appunto è un attimo distratto va addosso a quell'altro tempo zero, cioè una cosa... appunto, ma metti questa foto qua, guarda questa, visto questa? Nella prima sì, guarda cioè, metti questa, te no arrivi, quanto sono distanti uno all'altro appena aria, distanza cioè, sicurezza, neanche a distanza sicurezza. Cioè proprio in stato di sicurezza. Poi ricordiamolo che per terra c'è morbido, no? C'è solo asfalto. Asfalto, guardrail, rovi, sassi. Giusto? Cioè, chi più ne ha più ne metta, no? Mettiamo proprio... Ma c'è qualche altro? Facci vedere qualche altro video. Dimmi quali sono quelli più... Questo? Quello è abbastanza statico, salterei, normale. Più sotto forse c'è. Ok, questo nel bagnato. Andiamo di bagnato. È abbastanza, ecco, nel bagnato è un po' più lento, però molto più difficile. Invece che 100 vanno a 70, vedi?
Infatti. Vedi. Per ora bagnato. Ti hai sentito anche un wow finale. Siamo nel bagnato, vedi. Vai più su, c'è video magari Volpaia, queste cose qua, dove so anche più tanti a scendere. Sì, sì, sopra, sopra. Sopra? Sopra, eh sì, vai su. Volpaia, sì, che lì è più, c'è anche una bella caduta. Quindi... un po' più giù. Questo? Vediamo, no, scendi, scendi. Giù. Scendi, scendi. O dov'è? O dov'è? Ma secondo me era quello su, Sì, Secondo me era quello lì che ti dicevo prima. Uno di quelli alla fine. Ce l'ho nell'Instagram TV quel video lì, quindi... Ah, ce l'hai nell'IGTV, allora è questo. Che non carica. Questo è parte con il drone? È sempre Volpaia, ecco. Però con il drone, visto. Non è quella, non è quello da dietro. Ah, questo non è lo questo. Spot alla fine. È quello sì, uno spot. Quindi, se ce l'hai nell'IGTV, andiamo a cercare di qua. Volpaia... Eccolo, eccolo, quello di Pesci and Sketchy, quello accanto al video di... Pesci and Sketchy, l'ultimo. Pesci and Sketchy. Là. Intanto raccontaci un po' mentre mentre si carica. Allora, certo. Questo video che ho citato, io, Bernardo e Stefano, che è, Stefano è un amico di Milano, mi manca molto schietare con lui perché è veramente forte, è ciccione. Pesa tanto, quindi va tanto in rettilineo. Stefano Barbizzi, giusto? Sì, grande, anche lui. Atletico, però è alto, pesa tanto, quindi è veloce in rettilineo, però in curva lascia un po' a desiderare. E in questo video siamo io, lui e Bernardo, che facciamo un po' di magheggi, perché l'asfalto era mezzo bagnato, mezzo asciutto. Dovete sapere che quando è così, questa condizione qui è tutto a caso, è tutto a caso, e il rischio di esplodere e dietro l'angolo anche il maggio lo sa bene, anche Gabi abbastanza. Si dice pesci, la condizione lì è chiamata pesci, ma è mezzo bagnato, mezzo asciutto. Se ti ritrovi a frenare in un punto asciutto bagnato per poi frenare in un andare in un punto asciutto, e lì fai high side, vuol dire quando ti sei in punta a tavola e te voli dall'altra parte, perché basta non avere grip ad avere tanto grip. Quindi dal pesci muori, dopo muori. Il pesci sì, deve avere abbastanza manico, tanto manico, nella condizione più difficile. Ti si impunta come fai Superman, proprio a dritto. Puntata la tavola. Quel video lo facciamo, infatti. Quel video fanno proprio netto, Prima Bernardo e sì. Poi io. Non ma in quanti... Però non ce lo spoilerare tutto, dai, non ce lo spoilerare tutto. No, beh, video, effettivamente poi il circuito merita. Io l'ho fatto l'anno scorso, vedi, il circuito di Volpaia è veramente bello, piano di tornanti, abbastanza veloce, e non ero nemmeno in forma smagliante, quindi ero proprio... che era 3 anni e non rimontavo sulla tavola. Veramente, avevo gli addominali, ma avevo fatto ciao, perché la ma sua stanno in piedi. Ah, beh, quello io mangiavo 3 giorni veramente dalla signora su perfettamente, però, su quello. Infatti quest'anno mi mancava quello, cioè, visto fatto anche a luglio, magari 2 o 3 giorni mi rilassavo un attimo. Era abbastanza bello, effettivamente ci stava su quello, però dai, effettivamente vediamo. Sarebbe bello farla, però se si fa tra italiani, mi sa. Vediamolo un po'. Dai, vedi, perché vanno piano, intanto si spingono anche, Fabio, vedi? Sì, giusto per rimanere più in equilibrio, sì, no? Sì. Caritarlo, per andare più piano si spingano anche, no? Qui ti fa capire più o meno che la velocità è andare a 20 all'ora, tipo. Sì, no, ma anche 15 forse. Sì. Vedi? E poi ci si pianta una bella, vedi? Tavola di traverso. Ah, poi era anche mezzo bagnato, vedi? Appunto c'era sta... era pesci. Era mezzo e mezzo, vedi? Veramente pesce e mezzo, ma
quando c'è si sta asciugando. Il mio caro amico Stefano mi chiude verso il muro lì in quel frame. Vedi, proprio agile. Sì, giusto, vedi, stanno andando piano piano, comunque siete tutti lì, effettivamente vi state, cioè Bernardo sta facendo un po' più fatica, poi per il resto. Ma chi è che siete vola? Tutti lì. Sì. No, ma ora è bella perché fanno tipo birilli. Dai. A nome Pirilli ora. Oh, esatto, proprio lui. No, ora, ora vi si fa vedere poi anche i Pirilli. Facciamo la reale. Carichiamo per bene. Invitiamo un po' come si gioca a bullying. Farei un crowdfunding, la connessione nuova a Giamello. Ci sto. Quindi link in descrizione, un eurino, 50 centesimi e compriamo la wifi nuova. Facciamo un bel crowdfunding, dai, link in descrizione. Noi siamo messi peggio. Noi sì, diciamo, non ce la mettiamo. Wifi, dai, no, se dovessimo avere l'aggancio al cellulare basta, è finita. Ma la wifi, diciamo, ce la mettiamo. Tanto è venuto a trovarci qualcuno, eccolo qua. Oh, Lupin. Venuto Lupinino a trovarci, saluta Lupin, saluta, saluta, no, non mi leccare. Ciao a tutti. C'ho il cane in palla. Ciao a tutti. Quindi ecco, donate 50 centesimi di wifi a Giamello. Vediamo se ci sei più, ragazzi. Vai, ha detto, ma metti la miscela al computer prima, se no ti va. Vedi? Ecco, è uno. Vabbè, prima è andata abbastanza bene in realtà, secondo me. Sì, prima ha fatto un po' l'aquilone, ora c'è il secondo. So io il secondo. Boh! Vedi? Poi sotto al greppo, no? Non passi manca niente. Ma rivediamo l'ultimo frame, che ci interessa. Vedi? Tum! Primo, secondo, boom, sparito, no? Totalmente. E invece guardate, quell'altro... Ma in mezzo a due alberi, Sì, ma ora... quell'altro per solidarietà si è buttato in terra anche lui dopo, capito? Ah sì? Sì, per solidarietà si è buttato in terra anche Barbizzi. Ha detto, no, se la scai tutti ormai e tanti pati ci arriva fino a fondo da solo. Ma allora, sì. Barbizzi cerca sempre di buttarmi giù, io non capisco il motivo. Ogni volta che ci alleniamo insieme c'è sempre da chiudermi, da buttarmi per terra. Io, c'è la rivalità, c'è la rivalità, ragazzi. Non è proprio ci sta, ci sta. Non è buono? È buono a schiettare. Allora, abbiamo il collegamento Barbizzi. Senta, dove risponde a Marcus? Quindi, no, veramente ha fatto, no, ti chiude sempre Barbizzi. Questa cosa va, bisogna arrivare in fondo a questa cosa. Cioè, ma diglielo anche qua, ma bussala anche te, diglielo, questa pista è troppo piccola, no, per tutte e due, o io o te. Quando non è gara lo lascio fare, quando è in gara invece sono io che chiudo male. Che ostuzzi. Quando non è gara ti fa per scherzare, così ci sta. Ma quando siete in gara siete che... Quando siamo in gara... Che gli dai noia, Ce n'è per nessuno. Quando sono così invece, quando sono normali va bene, si scherza, buttami in terra a 100 all'ora, va bene, dai. Va bene, un'amicizia, no? Cioè... come dire, oh, tonfami la macchina, cioè, uguale. Quindi va bene, ci siamo, che cosa. Quindi io direi di vedere qualche altra caduta, dobbiamo far vedere la gente, no, com'è. Ma è comunque cioè, si vede che lui diciamo, va a velocità che a volte non sembrano così elevate, in realtà va
poi deve mettere mani in terra per fare una cosa o un'altra. Quindi nel frattempo ho dato il via al caricamento di un altro video in cui possiamo vedere che lui non solo scende, ma si riprende anche da solo, capito? Quindi cioè, non è che c'è la GoPro attaccata e dice vabbè, certo, potete riprendere col bastone, perché infatti qui frena solo con la sinistra, credo, perché per un passi manca niente, no? Per un passi manca niente, bastone, no, ragazzi, guarda, però mettete tutti a testa così, perché sennò non si può vedere così. Aspetta, grazie, aspetta, ti ridò il via tutti con la testa così, pronti, girate, allora, gli schermi. Al mio tre, girate tutti la testa, uno, due, tre, anche voi a casa. Aspetta, aspetta, che fa uno screen in cui noi siamo tutti così. Cioè, capito, proprio per non farsi mancare niente, si riprende da solo. Ora mi è venuto per fare lo gira, no? Anche così di qua, da parte di qua. Perché anche senza una mano è meglio, no? No, si cambia. Perché, esatto. Passo da una mano all'altra. Diciamolo. Quindi difficoltà. Ha detto nel prossimo video fa anche mentre gioca con tre palline e lancia in aria mentre va. No, però vedi, se... Ah, intanto è collegato Marco, se vuoi salutare Riccardone, quindi... Grande Ricca! Quindi... E quindi De Azere, no? Se cade in quella maniera, il bastone gli si conficca meglio, capito? Quindi c'hai, oltre a prendere il guardrail, l'asfalto, l'albero, c'hai anche la difficoltà del bastone. Infatti, se guardi, c'è un video che va giù con la bottiglia rotta a mano. Sì, ma aspetta, quel video l'ho visto prima, e poi c'era quell'altro che cercava di farlo cascare e lui gliel'ha infilzata. Bravo. E lui c'è la bottiglia rotta a mano. Ho capito. No, quello è un bel video. Là non si può far vedere per ora perché sta ancora in faccia protetta, però è bello, lo consiglio, guardatelo. Ma... che spettacolo! Quindi hai visto, abbiamo anche il bastone, abbiamo tutto, abbiamo cane sotto il tavolo, sono qui, no. Quindi, ma vediamo ancora qualche foto, intanto risalutiamo Riccardone da casa, grande. Vai, ciao Ricca. Guardiamo, allora. Riccardone corre a reti, quindi. No, questa è l'IGTV, andiamo a rivedere altre foto, qui tutti quasi tutti sdraiati, solo uno in piedi. Tutti in terra, solo uno in piedi. Tutti in terra, solo uno in piedi. Solo uno in piedi. Ecco, ma quello c'aveva i pattini. Ecco, pattini. Quello ha i pattini. Perché devi capire che c'è queste categorie, c'è street luger, poi ho sdraiato, c'è longboard, e poi c'è anche inline. E quindi questi scendono i pattini. Tra l'altro, mi sa, c'ha il video di Volpaia e sei anche con lui o i pattini. Esatto. E tra l'altro lui mi sembra il campione, stava anche campione mondiale. Sì, sì, lui è il forte. Quindi ti farei vedere come viaggia. Dove l'ha? Nell'IGTV? Quel video? No, te l'ho mandato. Non lo so. Sì, forse sì, anche lì. C'ho sia su Facebook, mi sa, sia su IGTV. Entra in IGTV, sì, perché quello, guarda, merita di vederlo, effettivamente. Abbiamo... eccolo, è Down with the King. Questo qui a destra. Tutto a destra. Questo. In the King. Yeah. Anche questo penso, iniziamo a guardarlo. Tra una mezz'ora, ragazzi, tanto prendi un caffè, una birretta, qualcosa. Caffettino. Dura mezz'ora? No, dicevo, si inizia tra mezz'ora. Bene, quindi intanto allora guardiamo una via positiva di qualcosa. No, scherzo. No, facciamo un po' di problemi con il wifi. Oh, Gabriele, sì, infatti. Il mio nome. Poi messa apposta al cognome di Nucci, no? Italo-americano, cioè importato a Ponte a Bozzone, quindi della serie. Poi fa anche uno sport molto American Boys, quindi della serie.
va bene, no? Alla fine ci siamo. Quello. Quindi, pensa, quello con i pattini, come fa a frenare Fabio? Li mette di traverso, tipo come si fa con gli sci. Bravo. No. O tampone, c'è anche un tampone dietro, a volte. Un tampone. Allora, che tampone? Che prende, tengono un piede dritto e un piede così, e il tampone che è montato nel retro del pattino frena per terra, quindi una bella, cioè anche questa è difficile di frenata. Non credo sia tanto facile, no? Però no, non, è tanto... non è proprio intuitiva. Quindi il primo piano su Al Dinucci. Al Dinucci, vedi, cioè, what's American Boy? Con questa camicina appena tornato da Miami, vedi, era in ferie, aveva il permesso per andare, sì, era il permesso, infatti appena finita la quarantena per il spostamento da paese a paese, però gli è rimasta la camicina, ha detto non me la levo, infatti 15 giorni e nemmeno si lava, e... alla fine. Ha detto so bello così, sudicio come pochi, eh? Giusto? Sì, sì. Lezzo proprio. Abbiamo un bel odore di lezzo e diciamo ci siamo. Tanto qui mi è ripartito tutto. Sì. Ok. Che no, no, niente, qui c'avevo un po' di problemi col computer. Quindi se va avanzano mandai 50 centesimi anche a me. Quindi, no. Donate un euro tra me e Gabi. Non vi preoccupate, si sa come usarli. Tra Gabi, wifi, ecco, io cambierei invece 50 centesimi un euro in due, sarebbe positivo, vedi? Donate un euro, un eurino. Yeah, un euro di wifi. Aspetta, un euro di wifi non ci fa nemmeno una giornata. Bene, abbiamo il video? Ora? Non male. Su quello non è male. Tanto salutiamo ragazza di Marcus. Ciao ragazza di Marcus. So. Ecco, donate un euro per il wifi nuovo del Giamello e il computer nuovo per Gabriele. Per Gabriele, perfetto. Con un euro ci compro un computer nuovo. Quindi siate in tanti, che comunque ci servono queste cose, se no non ci potete vedere a sera. E hanno appena scritto qua sotto, sì, non ce ne frega niente, quindi non ve lo dono, meglio non vedervi a sera. E... bene. Fa piacere questa cosa. Grazie quindi... ragazzi, sono gentili, davvero, non vi preoccupate. Vi vogliamo bene a tutti ugualmente, siamo buoni uguali alla fine. Bene, tre quarti d'ora al video, intanto... ma intanto andrei a vedere la prima parte del video. Guardiamo intanto la prima parte, sì, vediamo un attimo, intanto prepariamoci. State così un'altra volta. Metti anche il piedino dritto dietro. Ma fa certo molto strano le gambe, quello. Là. Eccoci, siamo arrivati. Poi ti facciamo anche 2 euro almeno, si prende una anche 2 euro. Diciamo. Pensa, no, te sei con la tavola, no, se vedi va troppo forte, figli, salti alla tavola e ti butti nel campo. Ma compatti come fai? Come la salta? È una tantella, ogni cosa è... Infatti, se vanno fuori
cioè non è che strisciano, cioè saltano il guardrail anche. Sì, infatti, infatti, che poi non è che vanno piano anche loro, effettivamente. Come noi, uguale. Però fino in curva un po' più lenti il rettilineo. Perché hanno molto meno attrito in curva, no? Loro poi piegano, ha visto di più. Molto come pare i pattini. Tutto in linea in quella maniera, alla fine ci siamo. Quello. Quindi, avevo video effettivamente istruttivo anche su questo. La seconda parte la vediamo a Pasquetta, che è già passata, quindi 2021. Forse anche per Natale, via. Anche per Natale ce la facciamo? Vabbè, dai, per Natale magari ci hanno anche già sbloccati e tutto, quindi non sarebbe male. Non ci si mangia. Per Natale ci facciamo mangiare il panettone. Si fa vedere come si fanno i video nostri, mio e di Gabri. Che ce lo fa lui da dietro. È vero, effettivamente non sarebbe male. Mentre lui che ride e noi... Ciao Marcus Tierro, noi facciamo il video, sì. Però Gabri lo vogliono pattini, eh? Vogliono pattini, Gabri. Con i pattini? Sì. Guarda, sulla tavola riuscirei a montare piano piano, ma in piedi sul longboard. Lo street luce non ho problemi. Guarda, stiamo io a tavola e te ti do lo street luce, almeno sei tipo carrettino, c'è da controllare solo non ti faccia wobble e basta. No, io parto da questo, che se già allenato devi andare un po' più io sono allenato con quello sdraiato, quindi ho quello in piedi. Basta in piedi, esatto. E io in quei vicini con quello sdraiato. Te invece con lo sdraiato, che non è troppo più facile, perché anche quello inizia ad andare, quindi hanno una bella velocità e freni con i piedi quello. E vabbè, quindi, poi quello no, freni con no, i piedi. Lo posso frenare. Puoi frenare, quello sì, effettivamente. Però io, che sono bastardo, te lo farò fare scalzo. No. Oh, guarda, voglio essere buono, un infradito. Con un infradito perfetto, già c'hai. Te lo farò fare scalzo e arrivi in fondo alla discesa senza piedi. Sicuro. Con l'ossicino, così, con del nozzo. C'è due spunzoni e escono e basta. Proprio arrivi senza piedi direttamente. Infatti è quella la particolarità. Però ti ha detto comunque è da provare senza scarpe. Oddio. Quindi quando finirà tutto non vi preoccupate, ci farà provare qualcosa e vi insegnerà al Vinucci, giusto? Al Vinucci. E documenteremo la cosa effettivamente, faremo una live apposita e scendiamo giù. Per la discesa, quella un po' più tranquilla, dai, diciamo quella più vicino a casa. Sì, quella un po' più vicino a casa, che qualcuna di quelle si è visto sono abbastanza lontani. No, prima è bene cascare vicino a casa, sì. Sì, perché almeno vedo, cioè, l'acqua ossigenata più vicina a portata di mano se ti sbucci, capito? Più comoda per cosa, quindi diciamo abbiamo la seconda parte del video. Abbiamo la seconda parte del video, mettiamolo. So I see this rhyme I'm about to see. The rhyme is moving and then it went this way. Recollect a mecha mic check on a radio skill map. The steps wearing Godfather hat. Yeah, no, qui si stoppa da solo per far vedere come mette le gambe, poi riparte la posa. La posa. Yeah. Esatto, poi riparte apposta. Yeah. No, il bello è che dovrebbe essere caricato. Bella.
là, sì, ma, cioè, io poi una cosa del genere, guarda, cioè, una cosa del genere, fa tipo lo spazzaneve. No, ma quello non era proprio spazzaneve. Anche perché se lo metti per bene, spazzaneve nell'asfalto, fa super meppe davvero, ti fa una puntata. Qua c'è un panorama ora assurdo. Io sempre, sempre Volpaia. La cartolina. Ma una cosa, ma come funziona? Va a tempo oppure nelle gare proprio vi superate e partecipi in tempo? Ah, le gare sono, si svolgono in, con prima delle qualifiche, prima ci sono delle qualifiche a tempo, e poi in base alle qualifiche a tempo vengono stirate delle batterie, tipo playoff di basket, è tipo uno schema tipo playoff di basket, no? Per facilitare, insomma, cioè le qualifiche possono essere a tempo a race to qualify, cioè a tempo il migliore viene in posizione, insomma, la posizione e così via. Mentre invece race to qualify sono delle batterie random, casuali, che in base a, a come arrivi a ognuna di queste batterie prendi un punteggio, e poi alla fine di queste race to qualify viene stilata una qualifica, diciamo. E poi in seguito, il giorno dopo, vengono fatte queste, viene fatta la gara vera e propria, quindi eliminazione, batterie da 4 solitamente, o da 2 o da 4 o da 6, però solitamente si fanno a 4. I primi due passano il turno, gli altri due vanno a casa, detto chiaro e tutto, fino alla finale. Fino alla finale. Non male. Fino alla finale, e qui abbiamo il finale anche del video. Finale che video è, vedi, fanno... Di cui vanno addosso alla macchina. Sì. Quasi. La macchina, vedi come si fa? Macchina che sbarra la strada e nessuno viene in su. Vedi come si chiudono le strade, piacemente. Quello, chiudi diretto, metti la macchina in mezzo, signore, aspetti, c'è una cosa importante da fare ora. chi vuole venire in su, a quel punto no, niente, non possiamo, non puoi ora a questo momento, a quel punto deve fare questa maniera. Però dai, su quello, l'unico modo per allenarsi è questo, come ha capito Fabio, deve andare in strada, dai. Non ci so, purtroppo non ci sono piste adibite per questo sport, capito? Chiuse piste. Ma volevo fare una volta, oggi, tanti anni fa, fecero la petizione di fare la Svizzera e Marcus. No, diciamo, c'è una strada adibita ad allenamento che è a Cunzonno, al Ghost Town. C'è una strada che porta a questa città fantasma e è adibita allo skate il sabato. Cioè il sabato viene chiusa e è adibita proprio sotto la FISR, sotto l'ente della FISR, e ci si può allenare, quindi si è assicurato tutto senza traffico né niente. Non è quello male, sarebbe male. Non è assicurato. Sabato. Devi risalire a piedi. Devi fare risalita a piedi, quello è un bel problema. Quanti chilometri sono? No, è un chilometro più o meno. Però insomma, vabbè, ti tiene anche in forma, scusami, te scendi, su ritorni a corsa con la tavola sotto braccio e poi riscendi, ti tieni in forma. Fai anche fai tutto, no? Anche resistenza, effettivamente. Tutto, fiato, dove... Io mi ricordo quando non l'ultimo Teolo, tre o quattro Teoli fa, mi ricordo, quella volta che fece anche un bel tempo alle qualifiche, mi ricordo, per allenarmi andavo alla strada quella chiusa lì a beccare, mi ricordo, il pezzettino. Sì. Allora ero da solo, scendevo giù, poi prendevo l'uso, mettevo sotto braccio e risalivo. Montalbuccio? A luglio, fine luglio. Tornavo su, ero grondavo, l'uso sotto braccio e risalivo sopra. Anche lì era poco meno di un chilometro, verrai. 800 metri sarà stato. Sì, sì. Però... tre volte risalivo su con l'uso sotto braccio.
e poi riscendevo, risalivo e riscendevo, senza tuta ovviamente, perché poi, casco e basta. È dura perché è vestito, sei in tuta, sei in ginocchiere, avvedo. Come salire normalmente, avvedo. Piuttosto. È quello. Sole, Sotto il sole, giustamente, vedrai, Lunia. Però anche avere una pista chiusa con risalita a piedi, ti devo dire che non sarebbe male in zona. Tanta roba. Il sabato sarebbe, il sabato la domenica aperta sarebbe da andarci. Sarebbe da, da farcelo una giratina ogni tanto. Quello. No, vedrai. Sarà dura perché la giusto lassù so anche più di noi ha fatto questo sport. Noi siamo noi 1, 2, 3, 4, che siamo 5 a Siena, compreso il Morellini. Vai. Poi più. Se non si blocca, un altro piccolo video. Vai, questo. Che in cui cascheranno tutte e tre? No, non lo so. Perché praticamente vi appoggiate a... Come? Cioè, appoggiate il peso sulla mano e fate, diciamo, slittare per intraversare la tavola. Sì, sì, si mette la pax in terra, la mano in terra per intraversare la tavola e darsi e l'equilibrio, diciamo, dai. Sì, no, poi in curva cerchiamo di alzare la mano da terra, comunque è attrito in più, quindi ti rallenta la mano per terra. Ti rallenta proprio di... per curvare. Per curvare, però ormai ci sono tavole così avanti, agganci così avanti, ruote così con tanta tenuta che non serve più avere esporsi più di tanto in curva. Capito? Quindi non è più un tirare la tavola, ma è più un stare in equilibrio, capito? Quindi comunque è vero, da che era 10 anni fa, 8 anni fa, quando feci le prime gare io, ora mettono, prima era tutto mettere le mani in terra, ora praticamente le gare le vedi ogni tanto mettere le mani in terra, c'è poca gente, ho visto, le metti, poi per il resto è tutto molto d'equilibrio. Le freni e poi dopo sì, per fare slide. Sì, però per curvare sempre meno, curvare, sempre più in equilibrio. E quando sbagli, se la metti in terra in curva perché hai sbagliato, vuol dire? Perché le tavole effettivamente, vabbè, c'è stato un salto in avanti mostruoso a livello di track, a livello di ruote, a livello di una cosa veramente esagerata effettivamente. Su quello di ruote perché... assurdo, prima si girava con track larghissimi, ora con 100 mm di track, cioè con 10 cm di track, quindi le ruote quasi attaccate, quindi hai un angolo di sterzata notevolmente maggiore rispetto a prima. Prima non curvavi nemmeno a pregato, devi stare la tavola, devi strattonare, ora invece basta che pieghi un po' il peso, bam! Track a 45 gradi, ora sembrava una rivoluzione. 45 gradi di track, mi ricordo. Ora 50 davanti e 20 dietro. Sì, sì. Sembrava rivoluzione, proprio una cosa track. Cioè, ce l'ho ancora, io monto tutti quelli a 45 e 50 effettivamente nello strip. Non è che ho messi tanti di più esagerati effettivamente. Ma Giavello dove è andato? È scappato? Eccoci. Eccomi, sei ritornato. Sì. Ho dei problemini stasera. Stasera sì. Beh, sì. Comunque, dai, si è fatto una bella chiacchierata di un'ora e venti con Marcus Al, con nome Dinucci. Dinucci, che ricordiamo è italo-americano. E... fa questo sport longboard, precisamente non fa longboard normale, perché te devi sapere che questo è longboard downhill,
Poi c'è quelli che fanno longboard e fanno tutte solo slide, stand. E quelli sono i fricchettoni, capito? Quelli sono i fricchettoni perché sono quelli a caschettino a padellino, non integrale, capito? Capisci così. E quindi quelli non sono la stessa cosa. Se ti dici uno fai longboard, no, dipiti. Fai longboard downhill o fai longboard slide, insomma, queste cose qua. O fa fricchettaggio, quindi è questa differenza. Cioè, l'altro è evoluzione, a fine, praticamente longboard, trick, tutte queste cose qua che non fanno loro, cioè, alla fine. Tutte queste, quindi c'è questa differenza. Su quello. Quindi, bene, Fabio, hai ancora qualche domanda per Marcus o sei entrato in questo mondo e puoi provare ora? Allora, in realtà più che domanda proverei volentieri. Proverei. Magari qualche volta ti guarda, se vuoi ti fa le foto, sto lì in curva, poi... Tanto. No, però una volta è da provare, perché secondo me finché non provi non lo sai. Poi, dopo lo spritz da Riccardo... Quindi, leghiamo intanto questo nodo che... promette di provarlo e documenteremo. Appena finita la quarantena andremo a provarlo, qui c'è il nodo e tra l'altro hai detto anche spritz e questo è il pannetto dello spritz oltre a giocare si è anche avvelato quindi cioè, meglio di così ormai, quindi prova spritz e vediamo il pronto soccorso. Prova e poi spritz. Vai. Spritz. O acqua ossigenata. Esatto. Facciamoci fare. No, parte. Allora, andate a Riccardo per lo spritz, ce l'ha detto l'altra volta, che ci offendi. Esattamente. Quindi. Però si va dopo, però. Ah, se no non ci sappiamo andare. Se prima si va a prendere lo spritz e poi si prova. No. Ma proprio Riccardo ti offende se ti chiedi lo spritz. Ah, è vero, sì. Cioè, tutti i cocktail particolari, anche oggi in diretta, a quel punto li puoi chiedere nel cocktail e ce lo inventa con l'acqua ossigenata. Perché sicuramente i ginocchi sono spucciati. Quindi, cocktail con l'acqua ossigenata, così tiriamo fuori una cosa nuova e quindi si gira. Bene. Bella chiacchierata stasera, abbiamo visto questo sport nuovo con Marcus, che quindi abbiamo legato questo nodo e quindi documenteremo effettivamente che Giamello si è montato sul nodo. Esatto, va bene, ci sto. Il nodo l'ha fatto Gabri, ma vale un po' per tutti. Vale un po' per tutti, sì, io provo anch'io, cioè, già che comunque... già qualche volta ci sono montato quindi comunque dai, non ti preoccupare Fabio, non c'è bisogno di meno protezioni immagino ti do la tuta integrale e tutta l'armaturina, si può andare tranquillo. Allora, io provo però su tutte le protezioni e non in infradito. Con tutte le protezioni senza infradito, vai, perfetto. Vai. Bene ragazzi, grazie a Marcus, ci vediamo prossimamente. A tutti, noi ci vediamo mercoledì. Mercoledì con una sorpresa, perché mercoledì che abbiamo? Abbiamo una sorpresa, se si dice una sorpresa. Bene, ma aspettiamo mercoledì con una grossa sorpresa, ospite inaspettato. Ciao, alla prossima, ciao.